Facilissimo, piede sinistro in avanti, alziamo il dito fino qua e lo puntiamo per terra, quando loro, tan! Poi, quando siamo tutti così, ci guardiamo ancora, siamo tanto belli, e puntiamo il dito urlando come ognuno vuole, urliamo, quando siamo alla puntata, urliamo. Ce la facciamo? Ora? Gioco.
di tutti coloro che negano ad una donna che è stata stuprata il diritto all'aborto. Sono stanca di essere anno dopo anno stanca degli stupri. Sono stanca che le vittime dello stupro vengano ristuprate ogni volta che decidono di renderlo pubblico. Sono stanca che le donne affamate somale nei campi profughi in Kenya vengano stuprate. Sono stanca della passività degli uomini buoni. Dove diavolo siete? Vivete con noi, fate l'amore con noi, siete nostri padri, nostri amici, siete nostri fratelli, generati, amati e per sempre sostenuti da noi. Quindi, perché non vi sollevate insieme a noi? Perché non buttate dritti al centro della follia che si sta violentando ed umiliando? Sono stanca del fatto che alcune donne ancora tacciono riguardo allo stupro, perché sono state portate a credere che sia colpa loro, che loro abbiano fatto qualcosa perché accadesse. Sono stanca di essere posseduta, voglio essere libera nei miei rapporti d'amore. Sono stanca di questa cultura dello stupro, in cui privilegiati con poteri politici ed economici possono prendere quello che vogliono, quando lo vogliono, nella quantità che vogliono, ogni volta che lo vogliono. Sono stanca che mi chiedano di essere educata e corretta nei confronti dello stupro e degli stupratori, per non disturbare, per non creare troppo scompiglio. È passato troppo tempo, siamo state troppo a lungo incomprese. Violentino e torturino donne lesbiche per farle diventare etero. Stanca di pensare allo stupro ogni giorno della mia vita, da quando avevo 5 anni. Sono stanca che la violenza sulle donne non sia al primo posto nelle priorità, nelle agende internazionali, quando una donna su 3 sarà stuprata o picchiata durante la sua vita. Come se la distruzione, la mutilazione e la sottovalutazione delle donne non fosse la distruzione della vita stessa. Niente donne, niente futuro! Yeah.